Riparte con la musica d'autore la stagione 2013-14 del Teatro Salieri di Legnago, per poi continuare con il teatro per le famiglie, la danza e via via lirica, operette e concerti per 31 appuntamenti. Una realtà culturale importante il Salieri, inserita in un contesto culturale storico che oggi più che mai ha bisogno di sinergie per poter dare il meglio. Questa sinergia e questa collaborazione fra l'amministrazione pubblica e le aziende private è fondamentale, perché per me è anche fondamentale che un'azienda o la gente capisca che bisogna promuovere e diffondere la cultura, perché è socialmente molto importante, perché si dà una qualità di vita del territorio migliore a chi vive in un dato posto. Dalla riapertura nel febbraio del 99, dopo 10 anni di chiusura imposta dalla necessità di effettuare importanti lavori strutturali, il Salieri ha visto una grande partecipazione di pubblico in tutte le stagioni. Segnale importante di gradimento, ma anche stimolo per fare sempre meglio in un contesto che non ha però i numeri delle grandi città. Beh, è una grande responsabilità, certamente, perché il teatro è un segno di qualità per una città e il territorio in cui agisce. In realtà non è un bacino soltanto per Legnago, ma appunto per tutta la bassa pianura veronese e anche molto pubblico che viene dalle province limitrofe. Quindi in realtà il pubblico c'è molto, un pubblico molto eterogeneo. Abbiamo voluto sviluppare proprio per questo un'attività di investimento sulle scuole e un'attività di teatro insieme alle famiglie per vivere l'emozione dei bambini insieme ai genitori del teatro. In un momento come questo, in cui i soldini sono poco, che cosa vuol dire investire in cultura? Vuol dire molto, perché è molto difficile in questo momento reperire fondi per poter mandare avanti questa nostra attività, però noi non demordiamo e cerchiamo di andare avanti e speriamo che le cose un po' alla volta possano cambiare e ci siano anche altre persone che condividono come condividiamo noi questa idea dell'importanza della cultura.